la storia di Europa è la storia di crisi, ma anche la storia di superamenti di quelle crisi grazie a nuovi rinascimenti. Può darsi che sia vero che il cristianesimo sta scomparendo dello spazio europeo. Il cristianesimo è ammalato, ma dobbiamo chiedere, c'è qualcosa come una salute, una buona salute della civiltà europea secolare? Può darsi che stia disapparendo più rapidamente, più velocemente la cultura secolare che quella cristiana. I cosiddetti secolari, come la parola lo dice, non pensano più che a un secolo, a 100 anni, e l'atteggiamento secolare conduce necessariamente a lungo termine a questa impossibilità di sopravvivere di una civiltà. Non parlo volentieri di radici, ma piuttosto di sorgenti o di punti di riferimento. E per questo l'unica via per sopravvivere sarebbe, al mio parere, riscoprire i beni che costituiscono il nostro retaggio culturale, inseparabilmente antico, medievale, cristiano ed anche illuministico. C'è avuto un illuminismo cristiano distruggere quella leggenda secondo cui l'illuminismo sarebbe soltanto anticristiano. Abbiamo bisogno di un illuminismo autentico radicato nella fede cristiana. Il Papa che ha detto le cose più decisive su Europa è Papa Benedetto. Questo Papa ha pensato l'Europa come la concretizzazione, la conseguenza di sorgenti classici ed anche cristiane. Sarebbe impossibile pensare questa compagine sociale e culturale senza il riferimento al cristianesimo. Allora, per recuperare, per riscoprire questa dimensione, questa sorgente originaria del cristianesimo, c'è la scuola, c'è l'insegnamento. Non riceviamo il cristianesimo, non riceviamo la cultura classica dal cielo, non cadono dal cielo. Sono il risultato di un sforzo per appropriarsi tutto questo retaggio. Ma questo ci vuole tempo. Ci vuole tempo e ci vuole volontà. Io direi una volontà politica. Senza questo sforzo non sarebbe possibile niente.